Prima vittoria in trasferta per i rossoazzurri di Montella. Andiamo a sentire l'umore dei tifosi al loro risveglio. Il Catania ha giocato tutta la partita, meritava anche più di un gol. E poi alla fine i più forti si sa, Montella è il numero uno assoluto da sempre, e poi Barrientos che aspettavamo finalmente è arrivato, è un giocatore che ci credevamo tutti anche senza vederlo giocare. Se Del Vecchio non avesse sbagliato dei gol che sarei capace di fare anch'io, potevamo vincere con un risultato più rotondo. È stato un buon Catania, però la prossima volta si può fare anche meglio, anche 2-3 gol. Mi è piaciuto il Catania. Il problema però è la continuità di un rendimento. Da cosa dipende secondo lei? Mentalità, e anche proprio dei giocatori. Il gol di Barrientos, se lo doveste definire in qualche modo? Bellissimo, spettacolare. Ieri il Catania ha vinto 1-0 in trasferta, un commento sulla partita. È stato grande, quel Barrientos veramente è stato grande. Quest'anno faremo delle cose veramente belle. Barrientos e poi la grinta di tutti i giocatori. Io farei giocare di più Maxi Lopez. Ritengo che ha bisogno di essere incoraggiato. Migliore in campo Andugar secondo me, perché ha fatto una bella partita stavolta. Stavolta veramente si è concentrato. Migliore in campo ieri l'arbitro. Sì, che importante. Per me, che sono un grande stimatore, Barrientos, ma non perché ha segnato ieri, ma perché in effetti è veramente... si vede che ha classe. A me mi è piaciuto quando è entrato Max Lopez. Ha dato una svolta alla partita. Chi è il valore aggiunto del Catania secondo te? Vecchiesse Max Lopez e anche Barrientos. Ho trovato quello che cercavo. Sì, ma qui come pallanuoto? Ah, anche pallanuoto, ecco. Facciamo vedere a favore di telecamera. Aiuto. Catania, rosso azzurro, quindi. Così. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. La piscina. Lei tifa Catania, rossoazzurri, Montella? Sì, sì. Ieri ha visto la partita? No, perché la penna non ci vede. Collanina rossoazzurra, porta fortuna? Sì, sì. Lei la vede, sta la stampa. Grazie. Salutiamo Umberto De Chini e sta la stampa. Sì. Ciao Umberto De Chini. Sta la stampa. Sta la stampa.